i ghiaccioli. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing molto caldo sentirà. Oh, i lamponi! Tieni, provane uno, Bing. Grazie, Flop. Veramente deliziosi. La voglio riempire tutta quanta d'acqua. Puoi farla riempire più velocemente? Purtroppo non posso, devi aspettare un po', Bing. È Gilly! Posso avere un ghiacciolo, Flop? Per favore. Certo, oggi è proprio tempo da ghiaccioli. Andiamo. Ciao, Gilly! Ciao, Bing! Ciao! Ciao, Flop! Ciao, Popsy! Allora, che ghiacciolo posso darti oggi, Bing, con questo caldo? All'arancia! Io lo adoro! Delizioso! Com'è questo tutto verde? È un fantastico limone e menta! E questo qua è un bel ribesnero! Puoi darmi un ghiacciolo all'arancia, per favore, Gilly? Ottima scelta, Bing! Due ghiaccioli all'arancia, per favore. Eccoli qua. E non dimenticate di leccarli, altrimenti gocciolano. Va bene. Grazie, Gilly. Divertiti, Bing. Ci vediamo presto. Sicuro. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, Popsy. Salve. Cosa prendete? Non si è ancora riempita, Flop. No, non ancora. Che ne dici di metterci qui all'ombra a mangiare i nostri ghiaccioli mentre aspettiamo? Ok. Più veloce, se no gocciola tutto. Ah, è vero. Cos'era? L'acqua ha fatto splash. Oh, l'ho sentito anch'io. Vediamo un po'. È Froggy. Benvenuta, Froggy. Froggy? Deve avere molto caldo, come noi. Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Oh, Flop, vedi, non le piace. Vuole uscire. Forza, Froggy, salta. Forse ha bisogno di aiuto. Oh, non preoccuparti, Froggy, noi ti aiuteremo. Posso tirarla fuori. Buona idea, però appoggiamo questi ghiaccioli. Ecco qui, Froggy. Cerca di essere delicato, altrimenti Froggy può farsi male. Ah, ok. Andiamo, Froggy. È scappata via. Oh, è qua giù, Bing. Prova ancora. Piano, piano. Oh, sta scappando. Forse Froggy ha paura, Bing. Prova a rimanere fermo, immobile con il secchio. E vediamo se magari ci entra da sola. Sto fermo immobile. Ah. Da questa parte, Froggy. Eccola! Oh, guarda, Flop, è entrata nel secchio. Molto bene, Bing. Vieni, lascia che ti aiuti. Piano, piano. Ecco, mettiamo Froggy all'ombra. Piano. Vai, Froggy. Ecco fatto. Ciao, Froggy. Oh, ce l'ho fatta. Ho aiutato Froggy. Molto bene, piccolo Bing. E ora i ghiaccioli, Flop. Nom, 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 nom. Oh. I nostri ghiaccioli. Che è successo, Flop? Oh. Non c'è più niente. Sì, si sono sciolti, Bing. I ghiaccioli devono stare in un posto freddo. Mentre noi aiutavamo Froggy, il sole ha sciolto i ghiaccioli. Volevo tanto il mio ghiacciolo. Lo so, anch'io volevo il mio. Possiamo prendere un altro ghiacciolo? Oh, non credo proprio, Bing. Gilly è andata via. Vediamo che cosa abbiamo in casa. Che ne dici di questi lamponi succosi? Oh, mi piacciono i lamponi, però non sono ghiacciati, Flo. Beh, ma abbiamo del ghiaccio, Bing. E i lamponi? Flop, possiamo mischiarli insieme. Ottima idea.
Frulli! Frulli, il frullatore, fa dei frullati straordinari. Fa dei frullati straordinari. Straordinari. I lamponi? Sì. Oh, molto bene. Gnam gnam gnam, il ghiaccio ora, Flop. Ecco. Oh, diamo velocità massima. Meglio a bassa velocità, Bing. Ok. Pronti? Vai, 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 vai! Ghiaccio, lamponi, gnam. Beh, sembra proprio ghiacciato e fruttato. Oh, una granita di lampone, gnam, gnam, gnam. Esattamente. Una granita di lampone per te e una per me. Oh, gnam. Posso andare a berla fuori in piscina, Flop? Buona idea, Bing. Ah, ciao! Io e Flop avevamo dei ghiaccioli. Poi Froggy è saltata nella piscina. Splash! E non riusciva ad uscire. Così l'ho aiutata con il mio secchio e l'ho rimessa nella sua casetta. Ma intanto i nostri ghiaccioli si erano tutti squagliati al sole. Allora abbiamo messo i lamponi con il ghiaccio dentro Frulli e abbiamo fatto una buonissima granita di lampone. Se avete preso un ghiacciolo, dovete finirlo in fretta, altrimenti gocciola tutto. I ghiaccioli sono una cosa da Bing. Oh, gnam gnam gnam. La casetta. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing una casetta costruirà. Serve aiuto, Bing? Sì, grazie, Flop. Dove deve andare? Qui! Sulla mia casetta. Entra, Flop. È confortevole. Oh, sono Sula, Coco e Charlie. Aspetta, mi nascondo. Pronto? Sì. Ciao, Flop. Ciao, Coco. Ciao, Sula. Ciao, Charlie. Ti vedo pieno di energia. Non vedi l'ora di scendere dal passeggino. Dov'è Bing? Bing! Dove sei finito? Boo! Ah, sono qui, nella mia casetta. Oh, posso entrare, Bing? Oh, è come il gioco dei tre porcellini. Mi piace tantissimo. Conosco quel gioco. Piccola Bing, piccola Bing, mi fai entrare? No, brutto lupo cattivo. Tu non puoi entrare. Allora, noi due soffieremo e sbufferemo e spazzeremo via la tua casetta. Non potete. Questa è una casetta di mattoni ed è molto, molto resistente. Oh, perché non giochiamo ai tre porcellini? Questa è un'ottima idea, Sula. Posso farlo io, il brutto lupo cattivo? Ok, Sula, andrai nella casetta di paglia. Vieni, Charlie. Ok, io andrò nella casetta di assi di legno. Io sono il brutto lupo cattivo. Devi essere più spaventoso di così, Bing. Così dovrebbe andare. Charlie. Se Charlie vuole giocare con noi, che cosa può fare? Charlie può stare lì, nella casetta di mattoni. Sì. Lo so. Questo è da lupo. È vero. Sì. Dammi, ti aiuto io. Sula, devi costruirti la casetta di paglia. Oh, sì. Sula, questa può essere una casetta di paglia. Oh, sì! Grazie, Flop! Piccola Sula, fammi entrare! No, brutto lupo cattivo, tu non puoi entrare! Allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la tua casetta! Piccola Sula, nella mia casetta di legno. Aiuto, piccola Coco, aiutami. Piccola Coco.
gioco, piccola Sula. Fatemi entrare. No! No! Lupo cattivo, non puoi entrare. Non puoi entrare. Allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la vostra casetta. Il brutto lupo cattivo ci sta inseguendo. Aiuto! Il lupo cattivo sta per raggiungerci. Oh, tocca a noi, Charlie, andiamo. Nella casetta di mattoni. Sola! Ok, piccola Sola! Sta venendo a prenderci! È davvero spaventoso! Piccolo Charlie, piccola Coco, fatemi entrare! No! Brutto lupo cattivo, non puoi entrare! Allora soffierò e sbufferò e spazzerò via la vostra casetta! Bing! È la casetta di mattoni, ricordi? Il lupo non può entrare in questa casetta, Bing! Ma io voglio entrare! No, brutto lupo cattivo! Tu non puoi entrare! Ma l'ho fatta io quella casetta! Bing! È il gioco! Per favore, fatemi entrare! No, brutto lupo cattivo! Tu non puoi entrare! Oh, ma questa è la mia casetta! Bing! Io non voglio più giocare a questo gioco. Perché no, Bing? Io non ho più voglia di fare il brutto lupo cattivo. Voglio stare con tutti quanti lì dentro. Oh, stavamo solo facendo il gioco, ora Bing! Ora nessuno può entrare nella casetta di mattoni. Scusami, Sula. Scusami, Coco. Io non... Non volevo rovinare il gioco. Beh, non preoccuparti, Bing. Non è grave. Costruiremo di nuovo la tua casetta. Ok. Sì, giochiamo di nuovo. Questa volta potrai entrare nella casetta di mattoni. Charlie vuole fare il brutto lupo cattivo. Sì, fa proprio dei veri versi da lupo. Ecco. Ora sei il brutto lupo cattivo, Charlie. Sembri davvero un lupacchiotto, Charlie. Fai un verso, Charlie. Così. Attenti, sta arrivando il lupo. Sta arrivando il lupo. Schiappiamo. Aiuto. Aiuto. Aiuto, Charlie. Abbiamo giocato al lupo cattivo. Ho soffiato sulla casetta di paglia e ho sbuffato sulla casetta di legno. Ma poi non sono potuto entrare in quella di mattoni perché io ero il brutto lupo cattivo. Ma l'avevo costruita io e non volevo restare fuori dalla casetta tutto solo. Così mi sono arrabbiato e ho buttato giù la casetta. E questo ha rovinato il gioco a tutti quanti. Se volete cambiare gioco, chiedetelo, perché magari qualcun altro vuole fare il brutto lupo cattivo. Costruire una casetta è una cosa da Bing. E tu non puoi entrare. Le vertigini. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing sulla giostra giocherà. Mi gira tutto, Flop. Certo, è normale. No, è così. Ok. Di nuovo, Flop. Oh, sono un po' stordito. Oh, andiamo a giocare sul gira gira, Flop. Oh, ok. Mi piace quando gira tutto. A me invece piace quando gira lentamente, perché se gira troppo mi vengono le vertigini e un po' di nausea. Oh. Puoi farmi girare, Flop, per favore? Bene. Mani ben strette? Certo! Gira, gira, gira! Ok, e ora... Vai! Oh.
c'è Flop. Più veloce. Più veloce di così questa giostra non può andare, Bing. Andiamo a quell'altra. No. Dobbiamo prima fermarci, Bing. Se rimani seduto, pian piano rallenta. Ecco. Andiamo. Tiri 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 tiri. Flop, c'è Pando. Ciao Bing. Ciao Pando. E io. Ciao. Ciao Flop. Ehi Pando, andiamo insieme sul gira gira. Sì, arrivo. Uno, due, giù. Vieni sul gira gira con me, Pando. Oh, io adoro girare. Gira, 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 gira. Giri, diri, 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 di. Andiamo sul gira gira ora. Sì, al gira gira. Sì. Io spingo. Ok, Pando. Pronto? Sì. Ok, tieniti forte, Bing. E ora vai, 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 vai. Più veloce, Pando. Non troppo veloce, Pando. Bing potrebbe sentirsi male. Stai bene, Bing? Sì, mi piace girare. Ti senti bene, Bing? Sì. Mi gira la testa. Che ne dici di rallentare ora, Pando? Io voglio scendere adesso. Sì, Pando. Bing! Fermati! Pando, fermati! Ok, ok, ok. Questo non mi piace. Aspetta, Bing, aspetta. Sta seduto finché non si ferma. Ecco qua. Ora puoi scendere, Bing. Oh, il mio pancino. Oh, Bing, sei davvero molto buffo. Credo che abbiate un po' esagerato. Non mi piace per niente, Flop. Fammi passare le vertigini. Non credo di poterlo fare, Bing. Devi solo aspettare che le vertigini se ne vadano. Oh, io so cosa fare. Quando ho le vertigini, gira dall'altra parte. Faccio così. Non voglio girare un'altra volta. Beh, provaci, Bing. Potrebbe aiutarti a sentirti meglio. Ok. Tutto qua. Va meglio, Bing? Devi girare di più, Bing. Ok. Come va, Bing? Molto meglio, adesso non mi gira più la testa. Visto? Oh, bene. Ben fatto, Pando. E buon per te, piccolo Bing. Ora tocca a me il gira-gira. Non mi piacevano le vertigini, Flop. Lo so, un po' di vertigini vanno bene, ma troppe vertigini ti fanno venire la nausea. Bing, dai, vieni a spingermi sul gira-gira. Ok, Pando. Tieniti forte, Pando. Ciao, stavo giocando sul gira gira e volevo andare veloce, sempre più veloce. Ma poi Pando mi ha girato troppo veloce e ho avuto troppe vertigini e mi è venuto quasi da vomitare. Allora, Pando mi ha detto di fare questo. Vrum, vrum, vrum! Ed io ho girato tanto dall'altra parte. E mi sono sentito molto, molto meglio. Girare è divertente, ma troppe vertigini non sono divertenti. Provare le vertigini è una cosa da Bing. Ma non troppe, però. La macchinetta delle sorprese. Proprio dietro l'angolo nella nostra città,
Oggi Bing con Sula la spesa farà. Ciao, Arlo. Ciao. Andiamo, oh, Sula. Ok. A dopo. Buongiorno. Ciao, Padgett. Ciao. Dobbiamo fare la spesa. Flop ha portato la lista. Sì, tante, tante cose da comprare. Bing, guarda. Cos'è quella? Oh. È la mia nuova macchinetta delle sorprese. Io adoro le sorprese. Oh, anche io. Mi piace questa macchinetta. Oh, ma non si vede cosa c'è dentro. Bing, per questo si chiama macchinetta delle sorprese. Oh. Guarda quello blu, sembra divertente. Oh, guarda quello argentato, è davvero bellissimo. Invece quello verde non mi piace. Questo no. Ecco, questo. Mi piace questo arancione. Sì. Ho deciso, prendo quello. Padgett, come escono i giochini dalla macchinetta? Beh, prima dovete inserire una moneta, poi fate girare la maniglia. E il giochino rotola giù attraverso lo scivolo. Oh. Aprite il coperchio ed ecco che arriva la sorpresa! Oh. Io prenderò il pupazzetto arancione. Beh, sì, Bing. Potresti prendere quello arancione oppure prenderne uno di un altro colore. Oh. Non si può sapere prima. Oh. Se uscisse sempre il giochino che si vuole, non ci sarebbe la sorpresa, giusto? No. Sì. Posso avere una moneta per la macchinetta? Per favore. Oh, anche io, per favore, Flop. Beh. Per favore. Ok. Sì. Ma prima facciamo la spesa. Prima finirete la spesa, prima riceverete una sorpresa dalla macchinetta delle sorprese. Sì, sì, sì. Coraggio, Bing. Facciamo una spesa super veloce. Oh, bene. Ecco che cosa ci serve. Latte. Oh, lo so! Presto! Oh, eccolo! Sì. Molto bene, Bing! Poi... dentifricio! Sa dov'è? Eccolo! Continua, poi, Flop! Carta igienica! Ecco la carta igienica! Sì! E... banane! Oh. Banane! Grazie! E questo... è tutto. Oh, finito! Questa è stata la spesa più veloce che abbia mai visto in vita mia. È vero. Ora ci dai una moneta. Ti prego, Flop. Ok. Che bello, chissà che cosa ci capiterà. Eccone una per te. Oh, grazie, Flop. E una per te. Grazie, Flop. Oh, stiamo per avere le sorprese. Che bello, che bello, che bello. Io voglio quell'arancione. E io voglio quell'argentato. Ok! Argentato! Rinoceronte argentato! Allora, che cos'è? Argentato! Guarda, Bingo, ho avuto il rinoceronte argentato! Oh. Guarda, Flop, è rinoceronte argentato! Hai avuto fortuna! Guarda! Hai uscito proprio ciò che desideravi! Evviva! Sei davvero fortunata. Ok, Bing, ora tocca a te. Pronto? Pronto, Bing? Sì, prenderò quel pupazzetto arancione. Beh, forse lo prenderai. Vediamo. Ti prego. Arancione. Oh, ti prego. No! Non ti piace, Bing? Vediamo. Bing, ti è capitato quello verde? Beh, non è brutto. Io non voglio questo. A volte ti capita il giochino che desideri e altre volte no. Ma io volevo il pupazzetto arancione, Flop. Lo Ma so. È carino quasi quanto quell'arancione, Bing. La macchinetta delle sorprese ti dà sempre una sorpresa, anche se non ti ha dato il giochino che desideravi. Io non volevo questo. Zonchi, 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 zonchi. Guardate, il mio può roteare! Sì. No, questo non lo fa. Il mio non può roteare. Ah! Ma è bellissimo! Avete visto? Sì!
Sì! Oh, è super rimbalzante! E anche gli occhi! Beh, questa sì che è una sorpresa! Guardate! Ha anche aperto gli occhi! Vediamo se anche il mio può rimbalzare! Oh, beh, il mio non rimbalza, ma può roteare! Oh, Boing! Non sapevo che ci fosse un giochino rimbalzante nella macchinetta delle sorprese. Boing! Oh. E va sempre più in alto! Sì, è vero! Guarda, Sola! Bello! Boing! Oh. Va sempre più in alto! Ciao! Abbiamo trovato una macchinetta delle sorprese e Flop ha dato a me e a Sola una moneta ciascuno. Sola ha ricevuto il giochino d'argento che desiderava tanto, mentre io non ho ricevuto quell'arancione che volevo. Al suo posto ho ricevuto questo ed ero triste. Ma poi si è messo a rimbalzare molto in alto e ha anche aperto gli occhi. Ed è stata una sorpresa. A volte non si riceve la sorpresa che si desidera, ma resta comunque una sorpresa. Le sorprese a volte sono cose da Bing. Oh, Boing! Boing! Dormire con gli amici. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, questa notte Bing con Coco dormirà. Sì! Allora, messo il pigiama? Sì! Lavato i denti? Sì! E ora? E ora si fa il bush! Oh, meglio il gioco della buonanotte! Lo faccio sempre prima di dormire! Io non faccio il gioco della buonanotte, io faccio il bush! Beh, ognuno ha le proprie abitudini, ma quando si fa qualcosa insieme bisogna venirsi incontro! Allora, facciamo il bush! E poi il gioco della buonanotte! Sì! Qual è il gioco della buonanotte? Ora te lo spiego. Servono le topoline arcobaleno magiche. Hai portato con te anche le topoline arcobaleno? Non posso dormire senza le mie topoline arcobaleno. Io non posso dormire senza ospiti. Allora presentiamoli. Ciao, io sono Violetta, sono la regina di tutte le topoline arcobaleno. Le amo tutte quante immensamente, ma lei è quella che amo di più. Io sono Hoppity! Ciao, io sono Scarlet. Ciao, io sono Hoppity. Ciao, io sono Honey. Ciao, io sono Hoppity. Io sono Amber. Io sono Brooke. Io sono Sky. E io sono Fern. Io sono Hoppity Bush. Oh, aspetta, guarda cosa fa Amber. Devi premere questo. No, voglio che sia una sorpresa. Te lo faccio vedere quando siamo a letto. Le hai prese tutte, Coco? Sì! Ok, ora è il momento di fare il bush! Aspetta un attimo! Non abbiamo fatto il gioco della buonanotte! Le topoline arcobaleno devono dare la buonanotte a tutto quello che c'è! Perché? Perché è il gioco della buonanotte! Andiamo! Oh, ok! Buonanotte, cassettiera! Buonanotte, cassettiera. Buonanotte, armadio. Buonanotte, armadio. Buonanotte, tende. Buonanotte, tende. Buonanotte, giochi. Buonanotte, luce. Buonanotte, tappeto. Buonanotte, libri. Sì. Buonanotte a tutte le altre cose. Ok, ora è il momento di fare il bush. Devi farlo così. Hoppity bush! Hoppity bush! Fatto il gioco della buonanotte? Sì! E avete fatto il wash? Sì! E ora? Favola della buonanotte! Buonanotte. Facciamoli tutte e due! Sì! Tutte e due! Buona idea! Comincia tu con i baci! Buonanotte, Coco! Grazie, Bing. Ma non devi baciare me. Devi baciare Hoppity e le topoline arcobaleno. Oh. Buonanotte, Hoppity. Mua. Tocca a te. Buonanotte, Hoppity. Mua. Tocca a te, Flop. Va bene. Buonanotte, Hoppity. Ora baciamo le topoline arcobaleno. Buonanotte, Violetta. Mua. Tocca a te ora, Bing. Buonanotte, Violetta. Mua. Buonanotte, Scarlet. Buonanotte, Oni. Mua.
Buonanotte, topolini arcobaleno. Bing, non l'hai fatto con ognuna di loro? Sì che l'ho fatto. Buonanotte a tutte voi. Ci racconti la favola ora? Certo. Oh, posso avere un po' d'acqua della buonanotte, per favore, Flop? Ok. Voi due andate a letto e mettetevi sotto le coperte. Io torno con l'acqua. Spostati un po', Bing. Non ho abbastanza spazio. Hai i piedi freddi. Hai un sacco di spazio, Bing. Oh, dobbiamo accendere la mia lucetta gufo ora. Aspetta, spegni la luce. Ti faccio vedere il potere speciale di Amber. Ma io voglio accendere la mia lucetta gufo. Ma ti piacerà. Ecco, tienila tu. No. Ok, pronto? Sì. Guarda, adesso. Non mi piace. Perché no, Bing? È tutto buio. Accendi la luce. Premi il bottone. Perché è così buio qui? Coco, ha fatto tutto buio. Deve essere buio. Perché deve essere buio, Flop? Beh... io voglio la mia lucetta gufo accesa. Coco, possiamo farlo in entrambi i modi. Sì, però non vedresti bene quello che può fare Amber. Oh, ho capito. Con la luce spenta la vedresti molto meglio. Ti va bene, Bing? Ok. Ma solo per un pochino. Va bene. Oh, com'è luminosa. È bellissima. Visto? Te l'avevo detto che era molto bella. Amber è la mia luce notturna. Auli è la mia luce notturna. È un gufo. Flop, teniamo accese tutte e due le nostre luci. Certo. Ora, chi è pronto per la favola? Oh, io! Io! Ok. Tanto tempo fa, Hopity Bush incontrò una topolina magica chiamata... Ciao! Coco è venuto a dormire da me e ha portato un sacco di topoline magiche arcobaleno. Un po' abbiamo fatto i miei giochi, come il Bush, e un po' anche quelli di Coco. Ma poi Coco ha fatto tutto buio e io avevo paura! Ma poi la topolina magica Amber si è accesa e così abbiamo acceso anche il mio gufo. Quando qualcuno viene a dormire da te, devi fare cose diverse prima di dormire. Devi anche andare incontro ai tuoi amici. Dormire con gli amici è una cosa da Bing. E puoi tenere anche due luci accese.